ha coperto praticamente tutta la terra. Tu puoi andare in Giappone, anche in Cina, e trovare una chiesa e un prete parlando e ripetendo l'insegnamento del Maestro Gesù. In questo modo, in questa era dell'Aquario, l'avatar o il maestro che ha l'incarico di comunicare l'insegnamento spirituale all'umanità è il Maestro Saint-Germain. E oggi parleremo sugli obiettivi dell'insegnamento del Maestro Saint-Germain, cioè quello che ogni essere umano deve imparare e mettere in pratica durante questi 2000 anni dell'era dell'acquario. Troverete questa informazione nel libro Sette Raggi e anche i decreti, affermazioni che faremo oggi nel libro Trattamenti del Maestro Saint-Germain. Ok. Ogni era, ogni nuova era è un passo avanti nell'evoluzione dell'umanità. Per esempio, l'uomo dell'antichità adorava Dio nelle forze della natura, per esempio il tuono, l'albero, la pioggia, il sole, erano considerate dall'uomo preistorico come forze divine. Perciò, tempo dopo, nell'antica Grecia, gli antichi greci personificarono queste forze della natura come dei, per esempio Giupiter o Zeus era il dio del tuono, Elio o Apollo il dio del sole, Nettuno il dio dell'acqua, del mare, sì? Ma c'era una caratteristica: questi dei avevano più o meno gli stessi qualità e difetti dagli esseri umani, non erano molto diversi da noi, gli esseri umani, no? Soltanto più potenti. Ma alla fine si arrabbiavano, sentivano gelosia, passione. Anche c'erano degli dei che erano furbi proprio, no? E molto negativi. Ok, dopo, durante l'era dell'Ariete, e il popolo ebraico, o soprattutto Mosè, e il popolo ebraico sono stati capaci di comprendere un concetto più ampio, più vicino di Dio. Come per esempio era un Dio, il Dio degli ebrei, era un Dio che parlava al suo popolo, insegnava, dava delle leggi al suo popolo, ma era ancora un Dio che si arrabbiava e castigava il suo popolo quando non faceva la sua volontà. Cioè, era un Dio da temere, anche, sì? Nell'era dei pesci, quando incarnò il Maestro Gesù, che è stato l'avatar di questa era, cambiò anche il concetto della divinità, un concetto più profondo. Prima di tutto, questo Dio era un Dio non castigatore, ma un Dio di amore, un Dio misericordioso, un Dio perdonatore. E non soltanto, un Dio che era capace di incarnare come un essere umano, come Gesù. Cioè, l'umanità è stata capace di credere, accettare un'incarnazione di Dio. Sì? Oggi, in questa era, la era dell'acquario, l'umanità è pronta ad accettare e comprendere che Dio è ancora più vicino, che Dio si trova dentro di noi, che Dio agisce e incarna attraverso la nostra coscienza. E infatti questo è stato annunciato, profetizzato dal Maestro Gesù in qualche parabola. Un giorno parleremo su questo. Perciò il primo obiettivo dell'insegnamento del Maestro Saint-Germain, leggiamo tutti insieme, il primo obiettivo
dell'insegnamento di Saint Germain è la pratica della divina presenza io lo sono. Buonasera. Buonasera a tutti. Non c'è problema. Scusate. Vi ricordo la raccomandazione di non prendere appunti. Mettete l'attenzione. Come vedrete dopo, la meditazione è un modo, il modo più efficace di imparare qualcosa. Ma uno dei passi della meditazione è la concentrazione. Cioè, prima di arrivare alla meditazione, occorre arrivare alla concentrazione. E che cos'è concentrazione? Attenzione. E attenzione. E fissare. Fissare l'attenzione in che cosa? In una cosa. Fare centro in una cosa. Quando tu stai, perché durante una lezione si chiede agli studenti di non parlare tra di loro, non mangiare, non bere, non alzarci, non cambiare posto? Perché? Perché si perde la concentrazione, si disturba. E in questo modo viene interrompito il processo di insegnamento. Sì? Non si impara di più. A volte occorrono 2 o 3 minuti per di nuovo riuscire a concentrarci. Sì? Comunque, tutto quello che stiamo ora parlando lo troverete prima dentro i libri. E secondo, stiamo facendo una registrazione sul Facebook, sulla nostra pagina Facebook, che è Metafisica Sede Centrale, Metafisica Italia Sede Centrale. Se voi volete, questa sera, domani, la prossima settimana, potete sentire e guardare di nuovo la registrazione. Ora approfittate e ci concentriamo tutti sull'argomento della lezione. Il primo obiettivo dell'insegnamento del maestro Saint Germain o l'insegnamento della nuova era è la pratica della presenza io sono. E che cosa significa questo? Vediamo. Ci sono delle immagini. Ecco. Questa immagine che voi vedete sullo schermo è l'immagine della presenza io sono. Vi darò una, ci sono per. Sì, sì. Per tutti. Grazie mille. Grazie a voi. Questa immagine è una rappresentazione pittorica, un'immagine che rappresenta la costituzione dell'essere umano. San Paolo dice che l'essere umano è spirito, anima e corpo. Lo spirito viene rappresentato nella parte superiore di questa immagine, è l'essere di luce. Il nostro spirito è il nostro vero essere, quello che veramente siamo. Noi non siamo carne e ossa, noi siamo spirito, siamo vita, siamo energia pura e cosciente. Lo spirito è una particella, come una cellula del grande sole spirituale che chiamiamo Dio. Ok? È la nostra parte immortale. Perché? Perché siccome Dio è eterno, cioè non ha inizio e non ha fine, e il nostro spirito è una particella di Dio, anche è immortale, non ha inizio e non ha fine. Al centro dell'immagine troviamo come un lotto di luce dentro un triangolo, che rappresenta la nostra coscienza, la consapevolezza, la capacità di renderci conto che siamo e poter dire io sono, io esisto, io mi chiamo Delia, Marcello o Fernando. Ok? Bene. Quello è l'anima o il Cristo interno. E nella parte inferiore troviamo il corpo o la personalità. La personalità
Non è soltanto il corpo di carne e ossa, ma anche la mente che pensa e i sentimenti, che sono chiamati anche corpi. Il corpo mentale e la nostra mente, che pensa. Il corpo emozionale ci dà la capacità di sentire. Così vediamo in questa immagine rappresentato la costituzione dell'essere umano come spirito, anima e corpo. Ripetiamo. Spirito, anima e corpo. O lo stesso, presenza io sono. Presenza io sono. Cristo interno. Cristo interno. E personalità. E personalità. Perché si chiama lo spirito io sono o la presenza io sono? Avete sentito o letto qualche volta la Bibbia? Sì, ecco, nell'Esodo si trova. Quando Mosè trovò Dio nel monte Sinai e Dio chiese a Mosè di andare in Egitto, parlare con il faraone, liberare il popolo ebraico, Mosè rispose: sì, sì, io vado in Egitto, ma tu mi dici che sei Dio, ma qual è il tuo nome? Perché in Egitto la gente conosceva tanti dei, il dio Amun-Ra, Osiride, Iside, e loro mi chiederanno: ma che Dio ti invia? Che cosa risponderò? E Dio rispose a Mosè: io sono quello che io sono. Dirai così ai figli di Israele: io sono, mi ha mandato a voi. Questo non so se vi sembra un po' strano che Dio risponda così: io sono quello che io sono. Cosa significa questo? Se Dio avesse risposto: io sono Ra o io sono Iside, sicuramente Mosè, anche gli ebrei e gli egiziani avrebbero capito. Invece Dio risponde: io sono quello che io sono. Così dirai ai figli di Israele: io sono, mi ha inviato a voi. Quando io dico io sono Fernando, questo significa che non sono Paola e non sono Delia. Mi sto limitando. Si capisce? Se Dio risponde io sono Iside, vuol dire che non è Amun-Ra, che non è Osiride, che non è un altro Dio. Ma Dio, quando risponde io sono quello che io sono, significa che Lui è l'essere, cioè l'essere universale. Lui è tutto, la totalità della vita. Quello che la filosofia chiama l'essere è quello che la teologia o la religione chiama Dio. È quello che la scienza chiama la causa prima di tutte le cose. È proprio l'oggetto di studio della metafisica, perché la metafisica è quella parte della filosofia che studia l'essere, studia Dio e studia la causa prima di tutte le scienze, della conoscenza stessa. Capire questo è molto importante, perché è la soluzione a tanti problemi della nostra vita. Dio è l'essere, è ciò che permette che le cose siano. Questo che cos'è? Un libro. È un libro. Esiste? Sì. Esiste perché l'energia dell'essere permette che sia. Questo cos'è? Una sedia. Una sedia, esiste? Sì. C'è qui una sedia? Sì, c'è. C'è qui una sedia perché l'energia dell'essere universale permette che questa materia esista, ci sia qui.
Okay? Quella è l'energia dell'essere. Ditemi voi un sinonimo di essere. Vita. Un sinonimo di essere. Io sono. Un sinonimo di io sono. Non sta. Io esisto. Io esisto. Cioè, essere è sinonimo di esistere. Anche un altro sinonimo. Sì, ma prima devo essere, essere perché possa manifestare qualcosa. Un sinonimo di essere e di esistere è vivere. Sì? Sebbene noi siamo abituati a pensare che soltanto siamo esseri vivi, gli esseri umani, gli animali e anche vegetali, ma in realtà tutto ha vita. Tutto si muove e ha uno stato di vibrazione e coscienza. Quindi essere è sinonimo di esistere e vivere. Perciò Dio è la vita. Dio o l'essere è la vita. Quando in metafisica parliamo di Dio, non parliamo di un uomo vecchio con la barba lunga, come è stato raffigurato da Michelangelo nella Cappella Sistina, no? O qui lo possiamo vedere nel Medioevo, gli artisti, quando dovevano rappresentare Dio, che cosa facevano? Dipingevano un uomo vecchio. Sì? Ok, lo possiamo guardare in ogni cattedrale praticamente, ma Dio non è quello. Dio è l'essere universale, cioè Dio è la vita. E dove si trova la vita? Ovunque si trova la vita. La vita è quello che fa battere il tuo cuore. La vita è quello che ti permette pensare, ti permette di sentire, di agire, non soltanto te, a tutte le cose. Quello, quell'energia è l'energia dell'essere o è Dio. L'azione dell'essere in prima persona è io sono. La prima azione che ogni essere, sia umano, animale o di qualsiasi tipo, può svolgere è l'azione di essere. Perché se tu non sei, non esisti e non puoi parlare, non puoi cantare, non puoi pensare, non puoi fare nulla. È chiaro? Sì, sì. Se io non sono, non posso. Ora sto parlando. Ma se io non sono, non parlo. Non vivo, non posso parlare. Quindi la prima azione è quella di essere. E quell'azione è interessante. È un'azione eterna, non finisce mai. Io posso parlare o rimanere zitto. Io posso pensare o non pensare. Posso mangiare o non mangiare. Ma io sono, non posso non essere. Si capisce? Ok. Cioè il mio vero essere, l'essere in me, è eterno. Non è soltanto la prima azione quella di essere, ma è un'azione eterna. E se io assumo quella azione in prima persona, è l'azione di io sono. In questo momento sto parlando, questa azione in prima persona è io parlo. Quell'azione di essere è io sono. Perciò il nome di Dio è il nome del nostro spirito, che è il nostro vero essere, e anche io sono, la presenza io sono. Andiamo avanti. Il maestro Saint Germain ci insegna con parole semplici questa verità. La vita in tutte le sue attività, ovunque essa si manifesti, è Dio in azione. Cioè, la vita è Dio in azione. Io sono è la piena attività della vita. Io sono è la piena attività di Dio. Se la vita ovunque si manifesti è Dio in azione, questo significa che quando tu stai litigando con un'altra persona, quando tu uccidi un animale o fai del male a qualcuno, stai facendo del male a chi? Alla vita, cioè a Dio stesso.
O quando tu fai del bene, tu stai amando una persona. Quando tu fai del bene, alimenti, dai il cibo a un animale, stai dando il cibo a una manifestazione della vita, una manifestazione di Dio. Noi possiamo affermare e fare i decreti usando l'io sono e mettendo così in pratica e in attività il potere onnipresente della vita, il potere onnipotente e onnisciente della vita che è l'io sono, affermando: io sono l'unica intelligenza e l'unica presenza che agisce. Buonasera. Ripetiamo tutti insieme di nuovo. Io sono l'unica intelligenza e l'unica presenza che agisce. Io sono l'unica presenza e intelligenza agendo dentro quell'individuo. È molto importante quando si usa io sono o afferma io sono non dire niente di negativo, perché stiamo qualificando l'energia divina, cioè l'energia della vita, in modo negativo. E come agirà questa energia? In accordo con quello che stiamo affermando, sentendo e pensando. Se diciamo io sono felice, quell'energia viene qualificata con felicità. Se diciamo oh, mi sento triste, sono povero, sì? Fa freddo oggi, forse mi ammalerò, gli tolgo potere, non lo accetto. Stai qualificando l'energia di vita con malattia, infelicità, povertà. Perciò il secondo obiettivo dell'insegnamento del maestro Saint Germain è imparare l'uso costruttivo del pensiero e del sentimento, perché noi qualifichiamo l'energia di vita, quell'energia divina, l'energia dell'essere che ci permette di vivere ed esistere fisicamente qui con il pensiero e il sentimento. E questo lo vedrete anche voi, un attimo, qui, in questa immagine. Prenda, per favore. Grazie. Potete vedere, è piccolo, ma è possibile, un raggio di luce che collega lo spirito o presenza io sono, la coscienza o anima e la personalità o corpo. Quel raggio di luce viene chiamato nella Bibbia il cordone argentato e gli indiani lo chiamano il sutradma. Il sutradma o cordone argentato è un raggio di luce, una corrente di energia e di vita che connetta lo spirito, l'anima e il corpo, o la presenza io sono, il Cristo interno e la personalità. Questa corrente di vita ed energia scende dalla nostra sorgente, che è lo spirito, entra al corpo, sì? Per la parte superiore della testa, del cranio, e si ancora nel cuore. E quell'energia che scende in modo ritmico fa battere il cuore e ci permette di pensare e sentire. Quell'energia che scende non è né amore né odio, non è felicità né tristezza, non è pace né guerra. È un'energia pura, come l'elettricità. Puoi usare l'elettricità per illuminare e così l'elettricità diventa luce. O per riscaldarti, cucinare e diventa calore. Ok? Anche si può usare per cose negative, ma non parlerò di quello. Lo stesso succede con la tua vita, con questa energia. Viene qualificata dal tuo pensiero e dal tuo sentimento. Perciò è molto importante non pensare mai cose brutte. E voi mi direte, ma come faccio a non pensare cose brutte? Da piccolo penso tante cose ogni giorno.
Il principio di mentalismo ci insegna: quello che tu pensi e senti si manifesta. Dice il maestro Sapiormente, la legge eterna della vita è: quello che tu pensi e senti si manifesta. Puoi creare con il tuo desiderio e il tuo pensiero un telefonino per te, un computer, una sedia, la camicia che indossi, cose belle o anche cose negative. Molta gente vive così. Questa è un'opera d'arte che si chiama La Dama del Manzanares, si trova a Madrid, in Spagna, dell'artista Manolo Valdés. E che cosa rappresenta? La gente con la sua mente piena di turbini, piena di vortici mentali. Sono le preoccupazioni. Sì, il denaro, il lavoro, ho paura, mi sento debole, mi ammalerò. Tante cose negative che ci preoccupano, riempiono il nostro mondo interno di angoscia. Come facciamo a pulire la nostra mente e fermare questi vortici mentali? C'è una tecnica molto semplice, che è quella della negazione e l'affermazione. Il primo è negare il negativo e dopo affermare il positivo. Per esempio, alle malattie, alla povertà, alla crisi, rispondere immediatamente: non lo accetto né per me né per nessuno, dissolviti. In questo modo puliamo la nostra mente e cancelliamo i pensieri e i concetti negativi. Se qualcuno ti dice, per esempio, fa molto freddo, sì, è certo che ti viene una malattia, che cosa dici? Non lo accetto né per me né per nessuno, dissolviti. Oh, mi piacerebbe tanto fare un viaggio. E qualcuno risponde: ma ora in questo momento c'è la crisi, è molto costoso, magari perderai il lavoro, sì? Ti licenziano, e che cosa farai? Che cosa rispondi? Non lo accetto né per me né per nessuno, dissolviti. Ok. E un'altra cosa negativa che dice la gente, per esempio, ditemi voi: non ce la farai mai. Non ce la farai mai. Non lo accetto e gli tolgo poi. Un giorno io stavo lavorando con il mio computer in un bar, in una caffetteria. E fuori, sì? Fuori da queste caffetterie, queste tavole che si trovano sul marciapiede, sì? Stavo lavorando tranquillo, arriva il cameriere e mi dice: signore, abbia cura, la settimana scorsa c'era un signore lavorando con il suo computer, ma era perso un ladro e le ha rubato il computer. Io immediatamente ho detto: non lo accetto, gli tolgo potere, Dio è con me e mi protegge. Grazie padre. Questo non è la tua testa. No, l'ho detto ad alta voce. Il cameriere ha detto: sì, sì, va bene. Ovviamente quell'uomo non aveva cattiva volontà, ma per ignoranza mi stava facendo un decreto negativo. Se io non dico nulla, che succede? 5 minuti dopo comincio a pensare: veramente in questa città non si può vivere, è diventata così pericolosa, è piena di ladri. Magari arriva un amico, cominciamo a parlare su questo argomento, lui mi dice: sì, tu non sai, lo zio del marito della mia nipote l'hanno rubato, bla 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 bla. E così stiamo qualificando l'energia pura di Dio con furto, con ladri, eccetera. Capite? E cominciamo a tirare, per principio di mentalismo, ma anche un altro principio che si chiama vibrazione. Sì? Tu cominci a parlare di ladri, stai attirando verso di te ladri.
stai guidando la macchina e cominci a parlare di incidenti, e il prossimo incidente sarà il tuo. Ti tolgo potere. Ci sono delle cose, per esempio, che quando tu prendi una nave, non so se voi lo sapete, quando si prende una nave non si può parlare del Titanic. Perché? Perché ovviamente per principio di vibrazione la gente sente paura che accada. Lo stesso. Ok. Invece devi usare il potere mentale per costruire, creare quello che ti serve. Se il problema è, l'apparenza di problema è economico, osserva, legge, tranquilla, sì? Mette, mette tutta la tua attenzione in quello che stiamo. No, capisco. Dopo, se volete, alla fine troverete sul Facebook la registrazione della lezione. Ora è meglio capire, sì? Ok. Se l'apparenza di problema è economico, ti dicono non c'è denaro, non c'è lavoro, c'è la crisi, non lo accetto, mi tolgo potere, dico all'apparenza, dissolviti e faccio un'affermazione positiva, come per esempio: io sono la grande opulenza di Dio, resa visibile nel mio uso adesso e continuamente. E chiudi i tuoi occhi e visualizzi una pioggia di denaro, una pioggia di banconote, di 50 euro, 200 euro, 100 euro, quello che ti vuoi. Grazie, padre. Quali mi piacciono di più? A me 100. A me piacevano tanto quelli di 500. 500. Erano pioggia. Ma ora già non servono, no? 100 è più facile. Beh, di solito quello di 200. A me, voglio, se non ti piace, ne lo dammi. Dammi banconote di 200. A me piacciono tutti. Ok, visualizzi una pioggia di denaro che riempie le tue tasche, le tue mani, eccetera. Sì? In questo modo, attraverso la visualizzazione, il potere mentale ed emozionale, stai creando prosperità. Ok, e così raggiungiamo quello che gli indiani chiamano Chittavritti Nirodha, o il controllo dei vortici della mente. C'è un'immagine che si usa molto in Oriente, che è proprio questa, quella di un lago, anzi un lago calmo o tranquillo, per rappresentare la mente. La nostra mente dovrebbe essere così tranquilla come un lago calmo, che rispecchia il cielo, gli alberi che circondano il lago. Si capisce? Perché i pensieri, i concetti negativi, i sentimenti di angoscia, di preoccupazione, muovono l'acqua. Sono come le pietre che lanciamo sul lago, che creano delle onde. E che cosa accade quando il lago, l'acqua del lago si muove o c'è il vento? Il rispecchio viene distorto. Se l'immagine che rispecchia il lago non è curata, è un'immagine distorta della realtà. Lo stesso quando tu sei preoccupato, senti angoscia, credi alle cose negative, la tua visione della realtà non è chiara, viene distorta, tutto ti sembra negativo, peggiore, brutto. Invece la vita è bella, è piena di cose belle, ma quando tu ti senti negativamente negativo, quando tu stai pensando negativo, vedi tutto attraverso il cristallo della tua mente. E il cristallo della mente, quando è pieno di vortici mentali, è come questo. Come questo. Non è un cristallo, sì, pulito, chiaro, come questa parte.
di qua possiamo guardare fuori e che cosa c'è dall'altro lato? Che cosa vedete? Guardate. Nulla. Ci sono degli alberi. Io di qua. Vedete gli alberi? Voi tu no? No. Ah, ok. Io sì. Bene. Il palazzo che si trova al di là dell'altro lato è giallo, sì? Ma attraverso questo cristallo non si vede nulla, non sappiamo che cosa c'è. È quello che fanno i vortici mentali, i pensieri negativi con noi. Non ci permettono di vedere la realtà. Il terzo obiettivo dell'insegnamento del maestro Saint Germain, cioè l'insegnamento della nuova era, è attivare le qualità del raggio violetto. Che cosa è il raggio violetto? Per parlare del raggio violetto dovremmo parlare dei sette raggi. I sette raggi sono le sette qualità della vita o le sette qualità di Dio. Dio è luce. San Giovanni ci parla di questo. Ma anche Mosè, quando Dio apparve davanti a Mosè, apparve come un fuoco spirituale. E non soltanto in Occidente, anche in Oriente. Si dice che Dio è luce. Perciò ogni cultura, anche ogni religione, ha adorato Dio sia nella forma del sole, del fuoco sacro. E noi sappiamo che la luce viene composta da quanti colori? Sette colori. Di sette colori dell'arcobaleno. Okay. E perciò ogni colore dell'arcobaleno rappresenta una qualità divina. O, meglio dire, ogni colore magnetizza e irradia una qualità o diverse qualità. Così, per esempio, il blu, l'azzurro. Quando nasce un bambino maschio, che cosa indossa il maschio? Il colore azzurro. Perché? Perché il colore azzurro viene associato dalla nostra mente alla forza, il potere, e si dice che sì, il genere maschile sia più forte, non lo sappiamo veramente, soprattutto oggi, ma diciamo, per rappresentare forza, potere, l'aspetto maschile della vita, indossa il bambino il colore blu. Invece quando nasce una bambina indossa il colore rosa, che rappresenta che cosa? L'amore, la tenerezza, la tolleranza, le qualità che diciamo siano femminili. Sì? Ok, i santi, i Buddha, gli illuminati, quando vengono rappresentati sia in Occidente come un santo in una chiesa o in Oriente come un Buddha o illuminato, viene rappresentato con un'aurea dorata. Il dorato simboleggia saggezza, intelligenza, illuminazione, ok. La purezza, qual è il colore della purezza? Bianco. Sì? Quando una donna si sposa, indossa un vestito bianco che rappresenta purezza. Il verde che cos'è? Vita. Speranza, dicono, no? Sì, ma anche vita, perché nel deserto, dove non c'è vita, non c'è verde. Invece, dove c'è la natura, c'è il colore verde, ovunque, sì, il colore della vita, e la vita è anche salute in noi. L'arancione, non tanto in Occidente, ma sì in Oriente, rappresenta devozione, misticismo, perché le persone che rinunciano alla vita materiale per consacrarsi alla vita spirituale, alla meditazione, indossano, per esempio in India, in quasi tutto l'Oriente, indossano una tonaca arancione, che è il colore di questa qualità, anche il colore della provvista. E il violetto, che anticamente
non si usava molto perché era molto costoso produrre questo colore, e perciò soltanto i re o gli uomini potenti indossavano qualche abito, una cappa, un mantello viola, e il colore del perdono, la trasmutazione, la libertà. E siccome in questa era il raggio più attivo è il raggio viola, il raggio violetto, tutto il mondo indosserà degli abiti di questo colore. Ok, il raggio violetto è il raggio della libertà, perdono, compassione, trasmutazione, magia, invocazione, ritmo. Trasmutazione, che cosa è trasmutare? È cambiare il negativo in positivo. Usando il raggio violetta si può trasformare o trasmutare una malattia in salute, la bruttezza in bellezza, la povertà in ricchezza, l'odio in amore. E così. Così. Il raggio violetto è un'energia cosmica con il potere di trasmutare il negativo, liberare il positivo, liberare dalla sofferenza, dalla limitazione e dall'oppressione, perdonare e dissolvere il karma negativo e proteggere contro il negativo. Qualcuno sa che cos'è il karma? Più o meno, che cosa? Qual è il tuo parere? Che potresti dire del karma? Beh, ci insegnano che è la causa, no? Di quello che viviamo oggi, perlomeno tutto ciò che il peso che ci possiamo. Sì, è proprio quello. Karma è una legge o un principio universale. Vi ho parlato del principio di mentalismo. Quello che tu pensi e senti si manifesta. Il karma è un altro principio, chiamato anche principio di causa e effetto. Quello che tu fai agli altri, la vita lo restituisce. Quello che tu pensi, senti, parli, fai, è una causa che esce di te come un'energia e tornerà indietro, portandoti l'effetto di quello che hai pensato, parlato, sentito o fatto. Non ci sono delle casualità, tutto ha una causa. Quello è legge del karma. Ma il karma non è soltanto negativo, è anche positivo. Se tu agisci con intelligenza, con amore, con buona volontà, con purezza, con tolleranza, sta generando un karma positivo. Torniamo all'immagine della presenza io sono, quella che vi ho regalato. L'energia scende attraverso il cordone argentato o sutra. Questa energia arriva alla tua testa e viene qualificata dal pensiero, arriva al tuo cuore e viene qualificata dal sentimento. Se stiamo parlando, dalla gola esce questa energia come un decreto positivo o negativo. E se stai agendo, fai qualcosa, stai cucinando o colpisci un'altra persona, sì, l'energia esce a volte dalle tue mani. Quando stai accarezzando? Quando stai accarezzando qualche persona, il tuo figlio o un'altra persona, attraverso le mani, attraverso centri di energia che ci sono nel centro della mano, esce quell'energia qualificata positivamente. Ok. Sono i quattro mezzi attraverso cui noi qualifichiamo l'energia: pensiero, sentimento, parola e azione. Quali sono i quattro mezzi di qualificazione dell'energia?
Pensiero, sentimento, parola, azione. Di nuovo. Pensiero, sentimento, parola, azione. Okay. Invece quando l'energia che esce da noi viene, è qualificata negativamente con odio, con furto, con paura, con angoscia, eccetera, o con decreti negativi, mi ammalerò, o perderò il lavoro, gli tolgo potere, l'energia esce da noi, fa un giro e un giorno torna indietro. Voi sapete che cosa fa, qual è la causa per cui qualche giro è piccolo o qualche altro è più grande? Da che cosa dipende? Dipende dall'intensità del sentimento. Più intenso il sentimento, più grande il giro che farà questa energia. Per un altro principio che vibrazione, si aggiungono altri sentimenti, pensieri, particole di energia qualificate allo stesso modo, e quindi quando torna quello che arriva alla nostra vita è molto più di quello che noi abbiamo lanciato, sì? Attraverso il fuoco violetto è possibile trasmutare il karma negativo. È l'unica energia capace di trasmutare il karma negativo, cioè l'energia che abbiamo nel passato qualificato negativamente, in modo che non dobbiamo soffrire per quello che abbiamo fatto. Ok, come si può attivare il fuoco violetto? Prima di tutto attraverso l'invocazione, sia il decreto, facendo un'affermazione, attraverso la musica è possibile anche magnetizzare il fuoco violetto, e la visualizzazione, visualizzando noi stessi, un'altra persona, un posto avvolto o riempito per questa energia di colore viola. Ok, il maestro Saint Germain ci chiede di fare questo esercizio ogni giorno almeno 2 o 3 volte. È quello di visualizzarci avvolti dentro un pilastro di fuoco violetto e fare un'affermazione come questa. Tutti insieme ripetiamo. Io sono la legge del perdono e dell'oblio e la fiamma violetta trasmutatrice che consuma e assolve tutti gli errori commessi da me e da tutta l'umanità. Grazie Paolo. Grazie Paolo. Faremo un esercizio ora, proprio faremo una visualizzazione del fuoco violetto. Registra l'immagine per favore. Sì. Chiudiamo gli occhi, tutti sì, seduti come siamo, faremo questo esercizio. Mettendo in pratica il potere della visualizzazione. Seduti comodamente con la colonna vertebrale e il collo dritti e i piedi comodamente appoggiati al suolo, rimaniamo come siamo, senza muovere nemmeno un dito, una gamba o la testa. Prendiamo consapevolezza dalla respirazione, senza alterarla. Se è lenta, lenta. Se è veloce, veloce. Se la nostra respirazione è lieve, rimane così,
sei invece è profonda, se rendiamo conto che la nostra respirazione è profonda, con gli occhi chiusi, facciamo ora un respiro profondo e portiamo l'attenzione al cuore. Tutta la nostra attenzione è fissata nel centro del cuore e visualizziamo lì un sole di luce brillante come la luce di mille soli che illumina tutto il nostro mondo interno. Guardate, sentite. Questo sole e questa luce che illumina tutto il nostro mondo interno. Una luce pari a quella di mille soli. Ora visualizzate una fiamma violetta che sorge dal centro del cuore. Questa fiamma violetta contiene tutto l'amore compassionevole, la libertà, la misericordia, il perdono di Dio, la trasmutazione di ogni energia negativa. Osservate come questa fiamma violetta si espande in tutto il corpo, fiammeggiando attraverso ogni organo e membra. Osservate, senza fare nessun sforzo, semplicemente osservate. Rilassatamente, questa fiamma violetta fiammeggiando attraverso ogni organo e membra, ogni cellula, purificandoli, trasmutando in essi ogni apparenza di fastidio, dolore o malattia. Visualizzatevi avvolti in un pilastro di fuoco violetto che si estende intorno ai vostri corpi fisici, fin dove arrivano le vostre braccia aperte in ogni direzione, in avanti, indietro, a sinistra, a destra, verso il basso e verso l'alto. Vedete chiaramente questo tubo di luce viola, questo cilindro di fuoco violetto che vi avvolge in ogni direzione. Questa fiamma violetta trasforma, dissolve sentimenti ed emozioni disarmoniche, cattive abitudini del passato, pensieri negativi e ricordi dolorosi. Tutto questo è dissolto, purificato e trasmutato in purezza e perfezione dal fuoco violetto. Sentite la pace, la tranquillità, l'armonia che produce la fiamma violetta. Sperimentate il benessere e la salute che si manifestano nel corpo fisico con l'uso della fiamma violetta.
Ora ripetiamo. Tutti insieme. Io sono la legge del perdono e dell'oblio. Io sono la legge del perdono e dell'oblio. E la fiamma violetta trasmutatrice. E la fiamma violetta trasmutatrice. Che consuma e dissolve. Che consuma e dissolve. Tutti gli errori commessi da me. Tutti gli errori commessi da me. E da tutta l'umanità. E da tutta l'umanità. Io sono un potente pilastro di fuoco violetto. Un potente pilastro del fuoco violetto. Che trasmuta, consuma e dissolve. Che trasmuta, consuma e dissolve. Ogni apparenza negativa in me. Ogni apparenza negativa in me. E in tutta l'umanità. E in tutta l'umanità. Sperimentate il benessere, la tranquillità, la pace che si manifestano nel corpo fisico, nella mente, con l'uso della fiamma violetta. Ora fate un respiro profondo e respirando aprite gli occhi e riportate l'attenzione alla sala. Siete riusciti a visualizzare questo esercizio? Ci raccomando il maestro di Saint Germain di farlo almeno 2 o 3 volte ogni giorno. Una piccola, una breve visualizzazione di 5 minuti è sufficiente, aggiungendo la invocazione del fuoco violetto. Faremo ora una